Buongiorno, io sono Cesare Bardelli, sono responsabile commerciale di Leani International Automotive Division. Quello che andremo a vedere oggi, la nostra società è nata all'inizio degli anni 70 e si occupa espressamente di progettazione, realizzazione, vendita di sistemi per fare le prove sulle vetture. Rappresentiamo delle case molto importanti a livello europeo e collaboriamo, ovviamente lavoriamo soprattutto nell'ambito italiano con il gruppo FCA, con Maserati, con Ferrari, con Moto Ducati, con il gruppo Piaggio. Quello che andremo a presentare oggi, grazie anche all'aiuto e alla consulenza di Fleet Magazine, è il discorso ADAS. Tutti voi ormai sentite sempre parlare di ADAS, ADAS, ADAS. In realtà l'ADAS è un argomento molto complesso, ci sono delle normative europee che sono in continua evoluzione, c'è un ente, Euro NCAP, che continua a sviluppare nuovi protocolli, c'è una visione futura da qua al 2022 di quello che saranno i sistemi attivi che verranno montati sulle vetture. Attualmente, diciamo, è diviso in 5 livelli. Attualmente le vetture siamo a livello 2, alcune vetture sono a livello 3. Il livello 5 rappresenta poi la guida autonoma di per sé. Quindi, quello... Ok. Ecco, in questa slide potete vedere quelli che sono praticamente la struttura imposta da Euro NCAP. C'è una parte che si chiama ABCT, che sono i sistemi di sicurezza limitati ai 50 km all'ora e sono quelli che noi oggi andremo a testare nel piazzale con la ABS, che è l'Autonomous Emergency Braking, fino a 50 km all'ora. Ci sono delle sagome che simulano ovviamente un'auto ferma e il compito della vettura è quello che in presenza si approccia a una velocità inferiore a 50 km all'ora, vede la vettura ferma e deve frenare in automatico. Abbiamo anche portato, su richiesta sempre di Fleet Magazine, un pedestrian child, quindi un manichino che rappresenta un bambino, perché nelle nuove normative Euro NCAP, oltre alle vetture, è previsto anche la possibilità di frenata di emergenza in caso di attraversamento pedone, sia esso bambino, sia esso adulto, sia esso ciclista. Noi siamo nella realtà di Parma, Parma è una delle città dove maggiormente ci sono piste ciclabili e ci sono ciclisti molto indisciplinati e spesso e volentieri sulle righe pedonali attraversano velocità sparate, quindi avere una vettura che in ogni caso riconosce anche questo tipo, questa tipologia di target è molto importante. Ecco, e poi avremo anche una parte che riguarda, ecco, questo è quello che ho detto prima, quindi la AB City, là in alto potete vedere, noi avremo una sagoma di vettura, quindi le vetture si approcciano e teoricamente dovrebbe fermare. Ecco, qua c'è un po' la descrizione di quello che era la normativa Euro NCAP, che dal 2014 al 2018 è stata aggiornata, perché oltre al discorso di visualizzazione frontale c'è anche adesso introdotto la parte laterale, quindi una vettura che mi scarta improvvisamente e io devo poterla identificare e frenare. Ecco, qua entriamo poi nel discorso del pedestrian, quindi potete vedere in quelle slide quello che attualmente sono gli scenari che noi stiamo provando con tutto il gruppo FCA presso la loro pista sperimentale di Balocco, dove sono scenari molto complessi. Si passa dall'attraversamento del bambino al ciclista al motociclista. Ecco, il motociclista è una cosa che verrà introdotta nel 2021, o bici elettriche, perché ci sono delle normative che prevedono dei test fino a 5 km all'ora, che è la velocità che al massimo si pensa possa avere un pedone, fino a 40 km all'ora dovuto anche alle bici elettriche. Ecco, anche in questo caso nell'area dove sempre sopra, dove c'è l'ADAS, abbiamo messo
ovviamente un manichino di un bambino, e per le vetture che sono dotate di sistema di riconoscimento di pedone è possibile fare il test. Ecco, questi sono scenari già, io ve li faccio vedere, che non riusciamo a provare oggi proprio perché non avevamo a disposizione tutta la strumentazione, che però in futuro sono già in test, quindi l'attraversamento trasversale e anche, diciamo, longitudinale. Capita molte volte a tutti noi di sera essere su una statale e trovare il ciclista senza luci, senza essere riconosciuto, che viaggia parallela alla nostra. La maggior parte degli incidenti mortali succedono proprio in queste condizioni. Quindi le nuove vetture saranno attrezzate, oltre di radar, lidar, di telecamere con visione notturna, che permettono non solo il riconoscimento dei cartelli ma anche di pedoni o ciclisti in movimento. Ecco, qua vi volevo dare solo una panoramica veloce di quello che sono le strategie, la roadmap dell'Euro NCAP dal 2018 al 2024. Come vedete, gli scenari continuano ad aumentare, anche perché le situazioni di prova sono sempre più complesse. Quindi si passerà da un car to car, che oggi andremo a vedere, quindi oggi per chi si iscriverà, anzi vi invito tutti di andare ai vostri stand e lasciare il nominativo, perché dalle ore 12 alle ore 15 saremo in pista, noi guideremo una vettura che tira ovviamente una sagoma, e per le vetture che vorranno fare il test faremo un giro di pista a velocità costante. A un certo punto rallenteremo, quindi andremo a provare sia il discorso adaptive cruise control ma anche l'FCV, che è il forward collision warning. Non andremo a fare una frenata di emergenza proprio per evitare ovviamente dei disagi, però un rallentamento che già è sintomo, che alcune vetture possono lavorare solo rallentando, altre hanno anche la frenata di emergenza. Comunque questi sono gli scenari futuri, e quindi anche per i fleet manager abituarsi a capire queste sigle nel futuro saranno introdotte dalle case automobilistiche, soprattutto gli scenari multipli. Scenari multipli prevedono più vetture coinvolte nello scenario. Situazione tipica di autostrade, quando si è in autostrada a tre corsie o addirittura quattro corsie, dove ci sono il tipico taglio di strada, l'invasione di corsia, eccetera. Quindi sono scenari che verranno provati in futuro e che noi stiamo già mettendo a posto appunto con le case automobilistiche. Ecco, quello che vedete lì è proprio il carrello, come lo chiamiamo noi, che trascina la vettura con una sagoma di vettura, e la vettura dietro che andrà a provare oggi si affianca e deve rallentare. Questo secondo sempre le normative Euro NCAP. Io non voglio rubarvi altro tempo, vi ringrazio e vi aspetto al test drive. Grazie mille, allora ancora una volta buon Fleet Motor Day a tutti.